siamo a casa, è una giornata indimenticabile, abbiamo partecipato in 300 in rappresentanza dei 35.000 pensionati iscritti alla FNP, ai pensionati CISL dell'Umbria, ed è stata una giornata bellissima e indimenticabile, iniziata con una cerimonia religiosa ma poi si è conclusa con fatti concreti come un gemellaggio con gli amici delle Marche, con la rappresentanza delle Marche, una premiazione dei nostri ottantenni che da anni sono militanti e tuttora attivi, e quindi è stato un successo, io da segretario che non speravo fosse, cioè, che si riuscisse ad avere questa partecipazione e questa anche importanti conclusioni. Abbiamo avuto la presenza del segretario nazionale Emilio Ditonè, il quale ha rappresentato il valore etico anche di questa circostanza, che sicuramente oltre che i nostri canoni sindacali che sono di difesa dei diritti dei lavoratori, dei pensionati e quant'altro, ma abbiamo dei valori storici della CISL che ogni tanto vanno ricordati, e questa occasione li abbiamo ricordati alla grande. Partiamo da Cascia con un bagaglio che darà i propri frutti, perché abbiamo delle motivazioni notevoli per affrontare poi le sfide di questi tempi, che riguardano tutta la società, riguardano la pace, riguardano non solo gli anziani ma anche i nostri giovani, i figli, il mondo che lasceremo. E quindi abbiamo fatto questo summit qui a Cascia con la benedizione di Santa Rita, che ci ha regalato anche questo bel sole e una bella giornata. Oggi qui a Cascia non è stato un impegno sindacale, è stato un privilegio, un onore, un regalo essere presenti in mezzo a tutti questi operatori volontari dell'Umbria. Sono in una delle regioni più belle del mondo, non d'Italia, e oggi quello che abbiamo vissuto qua a Cascia, ricordando Santa Rita e ricordando tutto quello che è successo, abbiamo parlato di pace, abbiamo parlato di sindacato, abbiamo onorato coloro che ci stanno aiutando in prima linea, che ci mettono la faccia per la CISL nelle nostre sedi e nei nostri recapiti. Quindi io ringrazio molto la FNP CISL Umbria di avermi invitato e lo considero un regalo.